Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati in questa giornata di neve. Qui nevica, ma non attacca perché è piovuto tutto il giorno ieri, quindi è molto bagnato. Siamo qui riuniti per testare insieme il nuovo correttore di MULAC. Si chiama Hydrating Liquid Concealer e appartiene alla linea BFF, Best Face Forever. Una linea quindi già esistente in casa MULAC che propone prodotti che promettono di diventare i best friend forever della nostra face. Abbiamo una skin base, quindi un primer, un fondotinta, un pennello per l'applicazione del fondotinta e una cipria compatta. Alla tavola BFF si aggiungono nuovi commensali e infatti abbiamo il nuovo correttore, che è quello che vedremo oggi, il pennello per l'applicazione del correttore e stavolta una cipria in polvere libera. Perché testiamo solo il correttore? Per un semplice motivo, cioè mi autofinanzio. Sarebbe interessantissimo avere tutti i prodotti della linea, usarli, testarli, studiarmeli, raccontarveli come mi piace tanto fare, ma devo fare delle scelte. E in questo caso la mia scelta ricade sul prodotto che sfrutto di più. Stavo per dire il più interessante, ma devo dire che da claim è molto interessante la cipria, secondo me. Una cipria in polvere libera definita a base d'acqua, infatti si chiama proprio H2O. All'avanguardia originale, mi piacerebbe testarla per sapere se è anche valida. Partiamo dal correttore, facciamo così, un prodotto di interesse che sfrutto anche nel quotidiano. Se vi interessano anche gli altri prodotti della linea, voi me lo fate sapere nei commenti, io so che può essere utile, investo e ve li recensisco volentieri. Piccola parentesi sulla quantità della cipria, perché arriviamo dall'esperienza di Overskin, ho subito cercato i grammi sul sito, io non li ho trovati, non so se sono io che non li vedo, perché chiedendo in direct Instagram al brand, il brand mi ha rimandato per tutte le info al sito, ma io lì non li vedo. Comunque, io sono passata in Storda Douglas e sul pack è riportata la quantità e sono 10 grammi, che è una buona quantità. MULAC non ci ha deluso. Restando in tema quantità, la quantità di prodotto del correttore è generosissima, infatti abbiamo 10 ml. Rapida panoramica per capire dove inquadrare a livello di quantità, prezzo questo correttore. Per esempio, ho raccolto un po' di quantità, il Long Stay Concealer di Astra sono 4,5 ml. Il cancelletta di Maybelline sono 6,8 ml. Il Radiant Creamy Concealer di NARS sono 6 ml. Saliamo con, per esempio, un'ultima uscita, il Faux Filter di Huda, molto apprezzato, 9 ml, una buona quantità. Il We're Even di Fenty 9 ml. E per esempio il famosissimo di Tarte 10 ml, una quantità però rara da incontrare che MULAC ci propone. 10 ml per l'Hydrating Liquid Concealer della linea BFF di MULAC. Ma parliamo rapidamente anche di prezzo, viene venduto a 17,90 € circa. Io mi trovavo casualmente in un centro commerciale che ha IKEA, perché dovevo recuperare con mio marito i seggioloni per i bimbi per la trattoria il giorno del lancio e ho detto: ma fammi vedere, c'è Douglas, mi allungo, magari lo stand è già aggiornato e trovo già i nuovi prodotti MULAC. C'erano. E ho acquistato il correttore a 17,99, quindi più o meno il prezzo è quello, poi non so perché varia di qualche centesimo. Douglas non aveva nessuna promozione, motivo per cui ho recuperato solo un prodotto, perché sul sito ufficiale di MULAC invece avete la promo lancio con il meno 15%. Tra l'altro, poi ho visionato Sabbioni, che è un rivenditore a cui sono molto affezionata e lo sapete, e il giorno del lancio era già fuori anche Sabbioni con tutte le novità MULAC e non solo, riportava la promo MULAC, quindi erano fuori al 15%, ma in più vi passa sempre il codice sconto Michela 10 su tutto il carrello, quindi su Sabbioni è ancora più conveniente perché avete la promo lancio MULAC e in più il Michela 10 sempre verde. Comodo anche se dovete recuperare qualche altro prodotto di qualche altro brand perché ovviamente è un rivenditore, quindi non è monomarca come il sito ufficiale. Vi ho fatto tutti i conticini, quindi Sabbioni parte dai 17,90, meno 15% andiamo a 15,22, meno 10% a 13,68. Ma lasciamo stare i numeri, adesso andiamo al succo del video e applichiamolo insieme. Ma lo amo un sacco. Non poi viene giù grossa così, eh.
Viene proposto in 10 shade, io ho acquistato ovviamente la più chiara. La più chiara si chiama Emma 1Y ed è definito un porcellana con sottotono giallo. Inserisco una foto che ho fatto direttamente in store dove vedete Emma 1Y confrontato con Yan 2R, che invece è un avorio con sottotono rosato. Da questo lato lo testiamo con un pennello di Egg Show di questo tipo, dall'altro ovviamente con una blender. Calcolate sempre che la mia zona perioculare di sinistra e quella di destra non sono uguali, però queste ho e su queste lavoro. Da questa parte tendo a essere un pochettino più segnata di mio, quindi ho proprio un solchettino un po' più evidente, invece sul lato destro sono più distesa. Abbiamo sicuramente una texture molto sottile, molto leggera, e subito mi ha donato uno sguardo più fresco e luminoso. La coprenza è definita dal brand media. Io direi con una prima applicazione medio-bassa. Ovviamente abbiamo utilizzato due metodi di applicazione diversi perché con il pennello manteniamo una concentrazione del prodotto maggiore e invece con una sponge andiamo ad alleggerire un po' il risultato, poiché la sponge ormai lo sappiamo tutti tende un pochettino a mangiare il prodotto. Però dal lato sponge si è fuso meglio con la pelle, praticamente è invisibile. Non che da questo lato sia un prodotto che resta in superficie, che resta spesso, che resta visibile, perché lo spessore di questo prodotto è pari a zero. Rispetto al lato sponge lo vedo un attimino di più e vedo anche più luminosità, proprio perché il prodotto è appoggiato alla pelle, mentre di qua è proprio insieme alla pelle, si è amalgamato alla pelle. Ergo, pennello, più coprenza, più luminosità ed impercettibilmente più visibile in superficie. Lato sponge perfettamente fuso con la pelle, anzi mi verrebbe da dire nella pelle, meno coprenza, meno luminosità. Il finish è definito dal brand Demi Matte, quindi un matte ma non un opaco, piatto, asciutto, polveroso, secco, un matte comunque tridimensionale, veritiero, che noto di più nel lato sponge, invece resta più radioso nel lato pennello. Andiamo con una seconda applicazione perché è un prodotto che grazie al suo spessore zero si presta per essere stratificato e quindi la coprenza può essere modulabile. Consiglio sempre quando andate a stratificare di non aggiungere correttore qui immediatamente sotto l'occhio, perché altrimenti lì va a infilarsi per forza nelle pieghette, perché è la parte comunque un pochettino più stropicciata del nostro contorno occhi. Salgo perché qui ho sempre una zona un pochettino più violacea. Lo sfumo con il pennello scarico di prodotto anche intorno al naso, dove invece di solito sono
più rossastra, arcobaleno la mia faccia. Questo è l'effetto. Interessante questa seconda stratificazione perché aggiungendo prodotto emergono ancora di più quelle che sono le caratteristiche del prodotto perché andiamo a potenziarle. Nella parte pennello, vado sintetica così, pennello, sponge, nella parte pennello abbiamo aumentato la coprenza, secondo me inizia a dare un buono stacco alla parte invece sponge. Nella parte sponge non è aumentata la coprenza, ma secondo me è aumentata la radiosità. Proprio perché c'è una quota comunque leggermente radiosa, non c'è una perla, non ci sono glitter, bisogna anche specificarlo, a volte nei correttori troviamo i glitter, però probabilmente ha comunque questa formula bella tridimensionale che in una prima passata era andata a perdersi, invece in una seconda passata emerge di più. Lo spessore del prodotto resta praticamente pari a zero, un pochettino sempre più percettibile nella parte sfumata con il pennello, ma anche nella parte pennello siamo comunque a livello di spessore, di visibilità di prodotto che resta in superficie ampiamente sotto la media. Rispetto alla maggior parte dei correttori siamo sotto, è un correttore molto sottile, anche di qui, talmente sottile che potrei stratificarlo ancora, cosa che io ieri ho fatto, io ieri l'ho applicato 3 volte e lo ho portato a sera ancora intatto, intatto a occhio nudo, quindi a occhio nudo era lì ancora perfetto, poi io mi guardo sempre perché devo osservare attentamente per essere severissima con lo specchio che ingrandisce 10 volte tanto, chiaramente qualcosina, ma veramente di minimo lo vedevo in questa zona un pochettino infilato, ma è una cosa normalissima che fanno tutti i correttori, poiché la nostra pelle è in movimento, ha una sua grana, non siamo un pezzo di carta, che comunque anche la carta ha la sua grana. Non andrò a stratificarlo per la terza volta, anche se il prodotto si presta, resta proprio sottile e impercettibile, ma era più un test estremo che ho fatto tra me e me per capire il prodotto, la stratificazione. Così ripetuta non è una cosa che farei nella quotidianità e non è una cosa che consiglio di fare perché, cioè, stratifico per avere cosa? Ancora più coprenza, forse ottenerla, forse no, e poi però prendermi anche tutti i difetti conseguenti perché non posso pensare di mettere una tonnellata di prodotto e che mi arrivi a sera bello come arriverebbe nella giusta quantità. Anche se ieri si è comportato bene, però io trovo che questa sia la giusta quantità di prodotto. Sto completando la parte in crema della base, così poi posso settare la zona perioculare che è quella che ci interessa con la cipria, lo sto facendo così a scopo informativo con il Reboot di Make Up For Ever, un prodotto leggerissimo, secondo me meraviglioso, l'abbiamo usato nell'ultimo video insieme. Non vi ho detto che io ho messo un po' di correttore prima anche sulle imperfezioni, sui brufoletti, che non si sa perché ultimamente mi prendono il collo. Meglio che il viso, però boh. Non è un correttore con un pigmento tale da andare a coprire, a spegnere il rossore di un'imperfezione, quindi io lo considero un concealer da contorno occhi. Non avendo quella di Mulac, setto tutto con la Stain Light di Overskin. Se vi interessa questa cipria, recuperate il video recensione, ma anche il video successivo dove parliamo della quantità. Detto ciò, è una cipria che contiene acido ialuronico. Quella di Mulac è a base d'acqua. Credo che l'intento di queste ciprie possa essere simile e quindi utilizzo lei per settare il contorno occhi. Parte sponge settata. Parte pennello settata. Praticamente la cipria di Overskin è finita. Scherzo.
A me piace molto questa base, ma facciamo un po' di smorfie. Qui noto un leggero screpolamento, che poi in realtà quasi non si nota, poi qui ci va il blush. Resta basso, però c'è. Da questa parte non c'è assolutamente nessun tipo di imperfezione. Eccoci a look finito, realizzato solo con due prodotti, due Cupid's Arrow. Ve lo faccio vedere perché il video guida su Cupid's Arrow, se non l'avete visto, è da recuperare. Che dire in definitiva dell'Hydrating Liquid Concealer della linea BFF di Mulac? Punti di forza, molto molto sottile e al contempo idratante, elastico, si comporta benissimo, non dà proprio segni di tradimento né inizialmente in applicazione né durante il corso della giornata. Aggiungo clip di stasera quando mi struccherò, così abbiamo una testimonianza visiva. Contiene anche attivi skincare come niacinamide, bakuchiol e estratto di fiore di calla, quindi quotidianamente va anche a prendersi cura del nostro contorno occhi. Si fonde perfettamente con la pelle, il finish è molto veritiero, si può stratificare. La coprenza secondo me resta medio-bassa. Per il mio gusto è assolutamente promosso perché si comporta bene. Resta da capire se risponde alle vostre esigenze. Per esempio, io lo utilizzerò tutti i giorni perché è un correttore affidabile, facile da stendere, posso stratificarlo senza fare pasticcio se ne sento l'esigenza, lo porto bene a sera. Per occasioni più particolari, per una serata, per un evento, cerco un pochettino di coprenza in più. Che comunque posso andare a trovare con questo fondotinta, ma applicando più e più volte il prodotto, e cerco anche un effetto blurring maggiore, proprio perché io non ho occhiaie colorate, diciamo, ma ho questo solco e quindi per avere un effetto meno stanco devo proprio cercare di piallarlo. E di solito riesco a farlo con texture un pochettino più dense, proprio come corpo. Un correttore che sicuramente nella quotidianità mi vedrete usare spesso. Lo avete provato? Vi interessano magari gli altri prodotti della linea? Fatemelo sapere. Io spero vivamente che il mio investimento, il mio lavoro vi sia utile nelle vostre valutazioni. Aspetto opinioni, richieste, sostegno nei commenti. Vi mando un grandissimo bacio, grazie come sempre. Se vi va, ci vediamo al prossimo video.